un disegno di legge con caratteristiche specifiche quali? Le caratteristiche sono quelle di rendere l'Abruzzo più adeguato ad affrontare quelli che possono essere i rischi che abbiamo visto, è vero che magari rinviati nel tempo, posso dire, ma prima o poi insomma diventano attuali i rischi sismici. Noi siamo un territorio sismico e quindi dobbiamo avere una legislazione d'avanguardia all'altezza per preservare le persone, la loro incolumità fisica da quelle che possono, al massimo possibile ovviamente, da quelle che possono essere i rischi. Certo, sarebbe un errore che la regione Abruzzo, conoscendo la sua realtà, cioè il fatto di essere un territorio molto sismico, molto fragile da questo punto di vista, non abbia una legislazione che sia all'altezza. Insomma. Un ruolo importante lo recitano in questo ambito la provincia e il comune. Non c'è dubbio, perché gran parte poi delle attività sono affrontate a livello di microzonizzazione e quindi attività anche da parte dei comuni e delle province, ma quello che io ritengo è che insomma l'Abruzzo va a colmare un gap che era decennale, e noi quando ci siamo insediati il 27 gennaio del 2009 abbiamo dovuto affrontare il 6 aprile un evento così disastroso. E abbiamo visto che la legislazione non era effettivamente adeguata e poteva essere fatta meglio.